Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con il calcio, Champions League. Questa sera in campo Juventus e Milan alle 18.45. I bianconeri fanno visita al Maccabi Haifa con il ritorno di Di Maria. Allegri sceglie il 4-3-3, sarà il Fideo a completare il tridente con Vlahovic e Kostic. Paredes in cabina di regia, De Sciglio non recupera sulla fascia destra, gioca Cuadrado. E alle 21 è la volta del Milan che ospita il Chelsea e vuole rifarsi del 3-0 subito a Stamford Bridge. Pioli pensa al 4-3-3, Krunic si candida per un posto da titolare, confermato Diaz dietro Giroud, anche perché De Ketelaere ha rimediato un risentimento muscolare contro la Juve, torna Messias. E parliamo della Serie A. Dopo il KO sul campo della Salernitana, il Verona ha ufficialmente esonerato Cioffi, il suo posto sulla panchina dell'Hellas sarà preso da Diego Lopez, il quarto allenatore esonerato in questa stagione in Serie A, e Daniele De Rossi è ufficialmente invece il nuovo allenatore della SPAL al posto dell'esonerato Venturato, contratto fino al 2024. Dalla FIFA oltre 200 milioni di dollari ai club e un risarcimento per ogni giorno di permanenza dei giocatori ai mondiali in Qatar, compreso il periodo di preparazione ufficiale. E chiudiamo parlando delle Olimpiadi Milano-Cortina, Malagò sulla realizzazione delle opere. La nostra sfida è una lotta contro il tempo, ora ci si sono messi anche i rincari e il caro energia, ma per noi le Olimpiadi in Italia sono qualcosa di ancora più importante per la cultura e per le opere, lo dice il presidente del CONI Malagò durante la presentazione della terza edizione del Festival della Cultura Paralimpica. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez. Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport.